Buongiorno a tutti. Oggi voglio soffermarmi un attimo sulle separazioni. Max mi scrive dicendo: Dottor Morelli, mi sto separando da mia moglie. Lei dice che non sono stato in grado di tenermela. Ma come si fa a tenere un amore? Volete vivere amori infelici? Fate lo sforzo di tenerveli. Gli amori hanno un loro percorso. Sono loro che ci uniscono o ci separano quando finiscono. Se facciamo uno sforzo per tenere in vita un rapporto, non durerà, finirà, perché se un rapporto sta insieme semplicemente perché ci ragioniamo su, perché faccio degli sforzi, è già destinato a fallire. Io penso che lei già tramava tutto, perché Max ti preoccupi se la tua ex moglie già tramava tutto? Vuoi che una persona prima di separarsi non ci pensi? Ci ha pensato, ci ha ragionato. Il fatto è che ora lei convive con un'altra donna che a quanto dice la fa stare bene. Sì, la fa stare bene. Evidentemente ha trovato un amore saffico, femminile, che la fa star bene. Io sono a pezzi, non riesco a farmene una ragione. E poi il nostro amico Max dice: anche se mi costa molta fatica, riesco a stare quasi bene quando riesco a non vederla per un certo periodo. Il cervello, anche nei più grandi dolori, pone in atto i meccanismi per farci star bene. Quando stiamo un po' senza sentirci, riesco quasi a stare bene. Riesco a stare bene. Ma quando ci incontriamo e casualmente vedo anche l'altra, vado in crisi, si litiga e poi non mi risponde più al telefono. Tutto questo mi fa star male e mi è niente. Io provo a ripetermi, lui fa un esercizio che io consiglio spesso. Sono nessuno, ma la mia mente non riesce a staccarsi da quello stato d'animo. Dirsi sono nessuno vuol dire imparare a percepire che c'è il vuoto dentro di noi. Max si accorge che quando non sente la sua ex compagna, arriva il benessere. Però parte il meccanismo del pensiero, va a trovarla, ci parla, ci ragiona, a quel punto riscatta un'altra volta il dolore. Quando gli amori finiscono, bisogna portare la mente altrove, continuare a ripensarci ci fa star peggio, è come grattare una ferita che in qualche modo riprende a sanguinare. Gli amori finiscono e non dipende da noi, quindi niente sensi di colpa. Finiscono perché è finita l'attrazione, è finito il desiderio. Bisogna smettere di dire questa frase terribile: il mio matrimonio è fallito. Il tuo matrimonio è finito, non è fallito. Se magari avessi continuato a stare in quel matrimonio, in quel rapporto che non ti piaceva più, che non ti dava alcun piacere, alcuna soddisfazione, allora sì, la tua vita sarebbe stata un fallimento, perché l'anima detesta vivere nel disagio, nella sofferenza. E a proposito di questi giorni in cui si parla moltissimo di violenza sulle donne, di aggressioni, come leggiamo nei telegiornali, come vediamo nei telegiornali, come sentiamo, io vorrei dire una cosa, che la violenza si manifesta all'inizio di un rapporto e le donne devono imparare una cosa fondamentale, che quando un uomo inizia un rapporto si mostra invadente, geloso, ossessivo, oppressivo, è perché ha dentro tanta violenza che prima o poi tirerà fuori. Quindi stiamo lontani dalle persone con cui l'amore non inizia se non col gioco, il divertimento, la passione e la gioia. Un buon amore deve essere la voglia di vedersi, il piacere di stare insieme, il desiderio. Non la lotta, non la sofferenza, non le botte, non la violenza. Se un amore incomincia con degli atti violenti, ricordatevi, diventerà sempre più violento. E bisogna mandare via questa idea del buon samaritano, che col tempo lo migliorerò, alla fine diventerà una brava persona, mi amerà come in mente io. No, se un amore inizia con la violenza, arriverà sempre di più il peggio. Quindi ricordiamoci che l'amore è fatto per darci piacere e gioia di vivere. Grazie a tutti e buona giornata.